Non una manifestazione né un flash mob. A Mestre, per denunciare la pericolosità del passaggio ciclabile all'incrocio tra Via Piave e Via Cavallotti, Michele Boato dell'associazione Adesso ha scelto le vie di fatto. Dobbiamo fare noi un lavoro che da 3 settimane chiediamo faccia al Comune. Questo passaggio ciclabile è pericolosissimo. In Via Piave le macchine vanno oltre i 50 continuamente e quindi se non è segnalato bene i rischi di rimanerci secco. Assieme agli altri attivisti di Adesso, acronimo di Associazione per la Democrazia Diretta Ecologica Solidale Ora, Boato, che è anche consigliere d'opposizione alla Municipalità di Mestre Carpenedo, ha dovuto inevitabilmente fronteggiare anche l'arrivo di 3 squadre di polizia locale. Sono arrivate 2, poi 2, poi 2, 6 vigili urbani per prenderci i nomi, per capire quale delitto stavamo facendo. Gli abbiamo spiegato che era importante questa cosa e guarda caso un minuto dopo è arrivato il camion di quelli che venerdì avevano dipinto, mandati evidentemente dall'assessorato, per prendere le misure, che hanno detto che domani faranno loro la dipintura finale. Per noi questo va bene, perché così insomma li abbiamo spinti, li abbiamo tra virgolette costretti a fare quello che è un loro dovere.